abbiamo fatto il sopralluogo, il repertaggio, che è la cosa più delicata, al di là delle positività e delle negatività, bisogna che poi questo mantenga nelle aule. Quindi è un momento molto difficile, quello di saper individuare gli elementi che servono, saperli repertare, saperli trasportare e quindi poi analizzarli nel giusto gabinetto scientifico e quindi avere poi delle risposte e delle interpretazioni. Dalla balistica, eventuali fori, ma eventuali armi nella macchina bruciata, perché no, se ci dovessero essere, il materiale ematico molto importante, certo non nella macchina bruciata, e comunque le impronte papillari, i capelli, tutto ciò che può come dire, collegare un fatto scientifico fondamentale. Sono stati trovati dei reperti, speriamo che abbiano il valore e la corposità di quelle che noi riteniamo siano, ma un po' in generale diciamo in questo momento. Ecco, secondo voi la macchina è stata bruciata sul posto? Beh, io ancora il sopralluogo sul posto non ci sono andato, ma ritengo proprio di sì, anche perché trasportare una macchina in un altro luogo, una macchina bruciata è un po' difficoltoso.